Allarme in Cina dopo il primo morto per una sindrome ritenuta simile alla SARS. Da Pechino la corrispondente Giovanna Botteri. È morto all'ospedale di Wuhan, città di 11 milioni di abitanti nel centro della Cina, il primo paziente infettato da un virus finora sconosciuto. Provoca sintomi respiratori molto gravi e gli esperti sospettano possa essere un'altra forma di SARS. Altre 7 persone sono ricoverate in condizioni gravissime e il trattamento medico per il momento sembra non portare benefici. In totale sono una 50 le persone infettate dal virus, tutti venditori o clienti del mercato del pesce della città, che è stato immediatamente chiuso, isolato e sottoposto a disinfestazione. Le autorità sostengono che non ci sono stati casi di infezione al di fuori di Wuhan e anche nella città nessun malato dopo il 3 gennaio. L'epidemia è scoppiata proprio alla vigilia delle feste per l'arrivo del nuovo anno lunare, quando gran parte dei cinesi viaggerà dalle grandi città verso le regioni di origine. Quasi 500 milioni di persone prenderà il treno per spostarsi, 80 di milioni sceglierà l'aereo. Controlli aumentati ovunque, in aeroporti e stazioni, dove il traffico è già intenso. E comincia oggi il nuovo viaggio del TG3 nella Cina nuova, dove si intrecciano tradizioni millenarie ma anche una forte accelerazione tecnologica. Prova ne è la storia di un giovane apicoltore che ha portato online il suo lavoro e ce lo racconta da Pechino Giovanna Botteri. Le api sono animali sensibili, per questo Ma Gongzhuo le tratta con delicatezza. In fondo lavorano per lui e questo lo sa bene Gongzhuo. E lo sanno anche le migliaia dei suoi affezionatissimi fan che seguono su Douyin, un'applicazione con una rete sociale di 400 milioni di utilizzatori, le sue avventure quotidiane con le api, l'alveare, i suoi prodotti, la sua vita da contadino, in campagna. Mostro alla gente come lavoro, le nostre montagne, i nostri fiumi, come faccio il miele. È così che hanno cominciato a chiedermi se potevano comprarlo. La tecnologia ipermoderna irrompe nella vecchia Cina contadina, la rivoluziona e forse la riscatta, ma senza cambiarla. Il padre di Gongzhuo ancora non crede ai suoi occhi. I miei genitori mi hanno sempre detto che chi lavora la terra è povero e resta povero. Per questo mi hanno fatto studiare, sperando che trovassi poi un buon lavoro in città. Invece lui è tornato, nella sua campagna, fra i suoi maialini. È una razza speciale, spiega. Restano così, piccoli, non crescono più. Gli affari vanno a gonfie vele. Gongzhuo ha una BMW da 100.000 euro. Con i soldi ha ricostruito la casa di famiglia e sfatato un mito della vecchia Cina, per cui chi coltiva la terra sarà sempre povero. Siamo adesso al viaggio del TG3 oltre la muraglia in Cina, il confine con Hong Kong, un tempo colonia britannica, era segnato da un fiume che oggi è il limite tra due mondi opposti. La corrispondente è Giovanna Botteri. Tutti quei grattacieli di Shenzhen che si vedono in lontananza non c'erano quando Andrew Kuo è nato 53 anni fa. Proprio su quel fiume, il Shangchun, il confine naturale fra la regione di Hong Kong e la Cina continentale. C'erano solo colline e qualche casupola, ricorda. Fino al 1997 era questo il confine con la colonia britannica. Attorno era tutto così, campagna e fiume. Quel fiume che dà ancora da vivere ai pescatori come Andrew e la sua famiglia. Quel fiume che i migranti cinesi cercavano di passare per arrivare ad Hong Kong. Se li ricorda bene quegli anni, la vecchia signora Kuo. Erano così tanti, che tentavano di arrivare nuotando. Sai quanti ne ho salvati? Il confine era segnato dal filo spinato e i soldati inglesi pattugliavano giorno e notte per impedire l'arrivo degli illegali. Venivano dalle regioni interne, ci mettevano più di una settimana per arrivare, ricorda Andrew, ma molte volte finivano solo per trovare la morte nello Shangchun. I loro corpi riaffioravano sulla superficie, potevi vedere quanti legali erano affogati in una notte. La vita per lui trascorre lenta e tranquilla, come se niente fosse cambiato. Anche se dall'altra parte Shenzhen è diventata una metropoli, la capitale della tecnologia cinese, Andrew sa che quel confine che la separa da Hong Kong continua ad esistere. E a proposito di Cina, prosegue il viaggio del TG3 oltre la Grande Muraglia. Questa sera la storia del fiume Sulen, che nasce nell'Himalaya ma è minacciato dalla costruzione delle grandi dighe idroelettriche. Il racconto è della corrispondente da Pechino, Giovanna Botteri.
È il fiume più selvaggio della Cina e dell'Asia. Il suo nome significa fiume nudo in mandarino. È il Saluan. Nasce in Tibet, dalle alture dell'Himalaya, a 5.000 metri di altezza. Attraversa dirupi scoscesi ed è navigabile solo nell'ultima parte del suo percorso. Eppure, è proprio il suo corso superiore che presenta la più ricca biodiversità di tutte le zone temperate del nostro pianeta. Ci cresce ancora lo Zhao Ko, una varietà rarissima, sembra dalle magiche proprietà del cardamomo. E ci convivono da secoli etnie diverse, tibetane in maggioranza, che nemmeno parlano cinese. I grandi progetti di centrali idroelettriche rischiano lentamente di far sparire un habitat naturale straordinario, costringendo migliaia dei suoi abitanti a trasferirsi verso altre regioni, sradicati, alla periferia di qualche metropoli. Anche l'ultimo ribelle delle montagne dello Yunnan potrebbe essere presto domato. Restiamo all'estero, la popolazione cinese oggi supera 1.400.000.000, ma i cinesi fanno sempre meno bimbi. La contesa con gli Stati Uniti non è solo economica, è anche culturale e arriva l'influenza di una saga tutta americana, come racconta la corrispondente Giovanna Botteri. Guarda questi due modellini. Nemmeno i fan di Star Wars sanno chi sono. Ma lui, Chen Tao, li conosce davvero tutti. Ha perfino un rarissimo Monopoly dedicato alla saga di Lucas. Lo faccio vedere solo ai fedelissimi, confessa, mostrando personaggi introvabili come Jabba, che compaiono solo in un unico episodio. Chen Tao ha fondato il sito StarWarsChina.com per spingere una serie cinematografica che in America è diventata di culto, con milioni e milioni di appassionati, associazioni ed eventi, ma nel suo paese non ha mai convinto, nonostante gli investimenti e la macchina pubblicitaria hollywoodiana. L'ultima uscita nei cinema è stata accolta tiepidamente, i gadget esposti nei grandi magazzini non hanno sedotto i ragazzi e addirittura i locali che trasmettevano i vecchi episodi sono rimasti deserti. La gente preferisce far altro, dice il barista. Qui non siamo in America. Il problema, secondo Chen Tao, è che Star Wars non parla tanto di tecnologia, ma di cambiamenti sociali, della nascita di eroi. E scienza all'acqua di rose, dice, qui invece amano la fantascienza pura e dura. Insomma, per le guerre stellari, come per i dazi, fra America e Cina c'è ancora bisogno di tempo per una sintonia più ampia. Star Wars, rivela Chen Tao, mi ha fatto capire che gli alieni non sono diversi, sono come noi. Allora, avete capito, la partecipazione è il valore che più sta a cuore alle sardine. La linea torna allo studio, grazie. E noi da Bologna ci spostiamo in Cina per l'ultima tappa del viaggio settimanale oltre la muraglia del TG3, che si conclude tra le preoccupazioni legate al nuovo misterioso virus che sta colpendo il paese. Non si fermano i casi di contagio a meno di una settimana dal capodanno lunare, che rischia di essere amplificatore della diffusione del virus. La corrispondente è Giovanna Botteri. È la più popolosa città della Cina orientale, con i suoi 11 milioni di abitanti. All'incrocio del grande fiume azzurro, lo Yangtze, con il fiume Han, Wuhan viene considerata come la Chicago d'Oriente, dominata dall'immensa pagoda della Gru Gialla, distrutta e ricostruita decine di volte negli ultimi 4 secoli, la città sta vivendo il suo dramma. Un virus ancora misterioso continua a colpire i suoi abitanti, 2 i morti e almeno 80 i casi di infezione, qualcuno gravissimo. E qui, nel mercato del pesce, che il virus sarebbe apparso. I primi malati erano tutti venditori o clienti. Il mercato è stato chiuso, isolato e disinfestato, ma i casi continuano a crescere. Anche se le autorità sanitarie cinesi tranquillizzano e sostengono che l'epidemia può essere evitata o comunque controllata, la situazione inquieta il paese nel pieno dei grandi spostamenti per le feste del nuovo anno lunare, con più di 700 milioni di persone già in viaggio. Controlli discreti in tutti gli aeroporti cinesi e asiatici, perfino negli Stati Uniti, soprattutto dopo la denuncia del London Imperial College, che sostiene che gli infettati del virus misterioso sarebbero molti di più dell'80 di casi denunciati, almeno 1.700.